chiesa anticamente era questa qua, la chiesa di era qua. Vieni, va. Dopo la chiesa finiva qua. La chiesa finiva qua. Ci entrava di qua. Proprio una cappelletta, eh. Sì, è una cappelletta. Poi è stato Novelli, il manifatturiere di Marcenisi, che ha fatto queste colonne fuori. E abbiamo un altro palazzo a Marcenisi, ci sta quello spazio semicircolare, perché lui arrivava con le carrozze con 8 cavalli avanti e quindi gli serviva a girare quando tornava indietro. E l'entrata quindi era proprio posizionata all'interno del cimitero. Ah, ecco. E qua ci stanno degli archi che comunicavano dall'altra parte. Secondo, come si vede questi archi che stanno intonacati, vede? Sì. Questo sarebbe una comunicava con un'altra cappella che sarebbe stata dall'altro lato, che non ce l'abbiamo trovata mai. Perché ci sta Santa Venere là dentro? Perché la prima volta Santa Venere apparve in un cammino, questo era il cammino. Ah, ecco. Ecco la storia, la tradizione, sta fatta in questo cammino, questo affresco di Santa Venere. Questo però è stato uno che l'ha ritoccato, ma ci sta una antica antica, da un credibile che è venuto a ritoccarlo sopra la rovinata. Per te lei il storico. Signore, quindi 1400 questa cosa. Ma si può visitare il cimitero, sì, dei Colerosi? Delle entrate che ci sta. Del cimitero dei Colerosi? Sì, sì, sì.